Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia, bentornati sul mio canale. Questo è Creativamente e oggi vi presento il primo tutorial per questo Natale. Quest'anno ho deciso che vi pubblicherò 4 video dedicati al Natale in cui realizzeremo 4 diverse palline amigurumi da poter appendere all'albero di Natale, da poter regalare ai vostri bambini, da poter usare come chiudipacco, e sono delle idee un po' simpatiche, diverse dal solito, realizzate tutte all'uncinetto per decorare appunto il Natale con col crochet, la lana e appunto l'uncinetto. Quindi questo è quanto. Oggi vi faccio vedere questa pallina barra biscottino. Purtroppo non ho trovato una lana marroncina, questo colore qui era marmotta ma è un po' grigio, quindi se voi trovate una lana che sia più colore bruciato, marroncino, sapete, il classico colore dei biscotti che vedete magari anche su internet e da altre parti, ben venga, anzi sicuramente vi risulterà più carino del mio, quindi vedete appunto se riuscite a trovare questa lana un po' più bruciato. E per il resto vi lascio il tutorial, spero che il video vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi un like, un bacione enorme e mandatemi le foto delle vostre creazioni sulla pagina Facebook che trovate il link in descrizione. Ciao, buon video, buona realizzazione! Quello che ci occorre per realizzare questo mercuriale natalizio è innanzitutto una pallina di polistirolo che andremo a rivestire all'uncinetto. La mia è un calibro 70. Poi ci servirà della lana, visto che andremo a fare questo biscottino, io ho scelto questa lana un po' color marmotta, della lana nera, ma ce ne serve pochissimo solo per fare la boccuccia, della lana rossa con cui andremo a fare il papillon del nostro mercuriale, del nostro biscottino. Poi ci serviranno 2 perline nere, una pistola della colla caldo e un uncinetto numero 3,5 con cui andremo appunto a lavorare questa lana. Vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it. Quindi, come vedremo adesso, rivestire la pallina di polistirolo è una cosa veramente molto semplice. Però il primo passaggio che occorre fare è, con una birra, una matita, un pennarello, quello che avete a disposizione, dividere la nostra sfera in 3 parti. Nella parte iniziale, ovvero dove più o meno qui, dove inizia, cioè dal centro, poi dove si allarga, dove finisce di allargarsi andiamo a fare un nostro segno. Poi abbiamo tutta la nostra metà e dobbiamo dividere questa metà dalla parte più o meno qui, dove vediamo che poi inizia di nuovo a stringersi. Quindi dividiamo la nostra sfera in queste 3 parti: la parte dove aumenteremo, la parte dove lavoreremo le maglie che abbiamo senza né aumentare né diminuire, e la parte dove invece diminuiremo di nuovo. Quindi dobbiamo dividere la nostra pallina in queste 3 parti. Dopodiché andiamo a iniziare la nostra ricopertura all'uncinetto. Quindi partiamo facendo un anello magico all'interno del quale andremo a lavorare 5 maglie basse. Chiudiamo il nostro cerchio e andiamo a posizionare il marker nell'ultimo punto del giro, in questo modo. Da qui inizieremo la nostra lavorazione in cerchio classica, quindi adesso per ogni punto andremo ad aumentare, quindi da 5 maglie ne dovremo avere a termine del giro 10, perché andiamo a lavorare 2 maglie basse all'interno dello stesso punto. Quindi vedete, una, due, quindi ne ho 4 già, 5, 6, 7, 8, e nell'ultimo punto vado a togliere il marker e faccio le mie ultime 2 maglie.
riposiziono il marker e adesso dobbiamo iniziare il nostro, diciamo, secondo giro, dove andremo ad aumentare un punto sì e uno no. Quindi facciamo il primo punto normale, quindi una maglia bassa, ci spostiamo nel punto seguente e qui andiamo a lavorare due maglie basse nello stesso punto, quindi a fare un aumento. Poi di nuovo lavoriamo una maglia bassa normale, quindi singola senza aumentare, e poi di nuovo lavoriamo un aumento. Proseguiamo così per tutto il giro. Tolgo il marker e lavoro il mio ultimo punto, che prevede un aumento, e riposiziono il mio marker. E adesso dobbiamo proseguire così, quindi come sicuramente saprete, la lavorazione in cerchio prevede che diciamo il primo giro si raddoppino le maglie, quindi si faccia un aumento per ogni punto, poi si lavora un punto con un aumento e un punto no, poi si lavorano due maglie basse normali e un aumento nel punto successivo, poi di nuovo tre maglie basse normali e un aumento nel successivo. Ogni giro si aumenta di una le maglie basse senza aumenti, quindi si faranno, adesso facevamo una maglia singola e un aumento, poi faremo due maglie singole e un aumento, poi tre maglie singole e un aumento, quattro maglie singole e un aumento, e così via. E dobbiamo fare così fino a raggiungere la nostra prima riga che abbiamo tracciato qui, e io ho contato che in totale si arriverà a fare 8 maglie basse e nel nono punto un aumento. Ok, quindi si deve andare avanti fino a raggiungere appunto il giro dove si faranno 8 maglie basse e nella nona un aumento. Quindi adesso dobbiamo fare 2 maglie basse e nel terzo punto andiamo ad aumentare. Di nuovo 2 maglie basse, nel terzo punto andiamo ad aumentare. Nel prossimo giro faremo 3 maglie basse, nel quarto aumenteremo, e così via, fino ad arrivare a 8 più un aumento nel nono punto. Vedete che se io adesso lo posiziono sulla mia pallina, arrivo esattamente dove ho tracciato la mia linea con il pennarello, vedete? In questo modo. Adesso da qua a qua, all'altra linea, dobbiamo semplicemente lavorare le nostre maglie basse così come si presentano, senza più né aumentare né diminuire, e io ho contato che per questa misura di pallina occorrono 10 giri. Quindi adesso semplicemente noi siamo qui, abbiamo terminato gli aumenti e andiamo a lavorare le maglie così come ci si presentano. E proseguiamo così per tutto questo altro pezzetto di pallina fino ad arrivare alla parte dove poi invece dovremo diminuire. Ho terminato i miei 10 giri e vedete che ho coperto l'altra linea che avevo fatto, che è proprio qua sotto. Adesso dobbiamo fare le diminuzioni, esattamente come prima abbiamo fatto gli aumenti, adesso andiamo a diminuire. Quindi se prima l'ultimo giro di aumenti era stato di 8 maglie basse e nel nono punto un aumento, adesso andremo a fare 8 maglie basse e nel nono punto una diminuzione. Quindi dovete però inserire la pallina all'interno, perché adesso andremo a chiudere la pallina dentro, quindi mi raccomando, dovete lavorare con la pallina inserita. Quindi 3, 4, 5, 6, 7 e un 8. Adesso per fare la diminuzione chiudiamo assieme due maglie basse nello stesso punto, quindi prendiamo la prima e invece di chiuderla puntiamo nel punto successivo e poi le chiudiamo tutte e due assieme. In questo modo andiamo a diminuire senza che rimangano buchi da cui poi traspare la pallina di polistirolo. Adesso di nuovo faremo altre 8 maglie basse
E nel nono andiamo a diminuire chiudendo assieme due maglie basse. In questo modo proseguiamo così per tutto il giro e per i seguenti andiamo a scalare, quindi dopo faremo 7 maglie basse e l'ottavo lo chiuderemo, faremo una diminuzione, in quello dopo ancora faremo 6 maglie basse, nel settimo una diminuzione, poi 5 maglie basse e nel sesto una diminuzione, così via, fino a chiudere ed arrivare qui in cima e chiudere assieme le maglie che ci restano per creare appunto una cosa di questo tipo. Quindi adesso da qui in poi diminuiamo all'indietro, come prima abbiamo aumentato. Ecco qua, terminato di rivestire la nostra pallina, ecco che adesso dobbiamo andarla a decorare e a renderla il nostro biscottino da appendere all'albero di Natale. Quindi per prima cosa prendiamo la lana rossa e andiamo a fare il papillon che andremo poi ad attaccare qui sotto alla tessolina del nostro biscottino. Prendiamo la lana rossa, avviamo 8 catenelle. Sopra le quali andremo a realizzare 8 maglie basse. Quindi 1, 2. Finito questo primo giro, giriamo il lavoro e continuiamo a lavorare 35 giri di maglie basse, che poi andremo a chiudere con un punto bassissimo a formare questo, diciamo, anellino, che se noi pieghiamo a metà e arricciamo al centro, vedete che dà vita al nostro papillon, che andremo a posizionare poi qui sotto alla tessolina del nostro biscottino. Quindi, una volta che avete realizzato i 35 giri di maglia bassa e che li avete chiusi a cerchio con la maglia bassissima in questo modo, quindi prendiamo di nuovo il nostro filo rosso e avviamo 12 catenelle. Quindi 9, 10, 11 e 12, 12 catenelle con le quali andremo a posizionarle qui al centro esatto del nostro fiocchetto e andiamo a chiuderle assieme con una maglia bassissima puntando nella prima che abbiamo fatto. Prendiamo il filo e chiudiamo facendo una maglia bassissima. In questo modo, vedete che tirato, 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 voilà, si è creato il nostro papillon. E adesso non ci resta che andarlo con la pistola della colla a caldo ad attaccare qua sotto insieme agli occhietti, che abbiamo detto prima sono due perline nere. Quindi con un po' di colla a caldo vado a fissare il mio fiocchetto alla pallina, vedete? Poi tengo premuto qualche istante in modo che si incolli. Vado ancora a metterne un po' qua. Così. Vedete che ho posizionato qui il mio bel fiocchettino alla base, diciamo, della mia pallina e dopodiché vado a fissare le mie perline, sempre con la colla le vado a mettere, poi se voi preferite potete anche cucirle, che formeranno gli occhietti, quindi metto una puntina di colla e poi vado a fissare la pallina così.
Così vedete che è già tutto molto più carino. Ora, se al nostro pupazzetto vogliamo anche fare la boccuccia, andiamo a fare 5-6 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proviamo un po'. Sì, bastano. Bastano 6, quindi facciamo 6 catenelle. Taglio. Adesso faccio passare i fili con l'ago e dopodiché andiamo a incollarle più o meno in questa posizione in modo che divenga anche la boccuccia. Non è ancora pronto del tutto perché ci mancano le guanciotte, che io andrò a fare con un po' di fard. Vedete, ho preso un pennellino da trucco con un briciolo di fard e adesso vado qui e gli vado a fare le mascelle col pompon rosa. Così, e adesso vado a fargli anche di qua. Ancora un briciolino di qua. Ed ecco che il nostro biscottino è pronto ad essere attaccato all'albero. E quindi anche questa pallina, la prima pallina amigurumi che realizziamo insieme, è terminata. E nei video successivi ve ne farò vedere altre dove realizzeremo Babbo Natale, un pupazzo di neve e un pinguino. Quindi in totale realizzeremo quattro diverse palline, sempre così, stile amigurumi, che possono essere utilizzate a appunto decorare l'albero, regalare ai bambini, si possono usare come chiudipacco e appunto tutto quello che desideriamo. Quindi questo è quanto, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao!